Ciao a tutti, qui Gink91 ed è una puntata speciale. Sono qui con... Ciao a tutti, sono Andrea, Nerd Movie Production. E cosa ne pensi del mondo cosplay, da? Se domande esistenziali, cosa ne pensate? Ecco, abbiamo anche una cosa in più. Leon Kiro, uno dei grandissimi cosplayer italiani, è il mio mentore. Bisogna collegare di pressioni. Perché il mondo cosplay che ormai è di giorno? Cosa ne penso? Basta guardarsi intorno e vedere che nessuno è bello come Gaston. Questo è qualche progetto futuro nel mondo cosplay con la tecnologia? Vado a aspettarli, speriamo tardi. Ho visto molti video tuoi, ultimamente anche parlando anche di telefilm come yes. 13 ragioni. 30 Reasons Why. Cosa ne pensi? Effettivamente, dopo un po' di tempo con i Barbari, la seconda stagione dal tuo punto di vista ormai. Ma come ho detto, secondo me. Metterò il link. Era da evitare perché si conclude tutto nella prima stagione, secondo me, quindi farne un'altra sarà una forzatura esagerata, secondo me. Come hai detto te, forzare la gallina. Esatto. Ho visto che ha fatto i soldi, ho detto, ma sì, andiamo avanti e continuiamo. A peggiorare in questo caso. Poi non mica detto poi. Oh, se fanno qualcosa di figo io sarei ben contento, però boh, non lo so, vedremo. E poi alla fine, ricordo male, tre ragioni non era progettata, secondo te, non era il programma, era quella proprio la prima. La sappia. No, sì, doveva finire con tutta una stagione, poi lì hanno visto sicuramente che ha fatto tipo un sacco di soldi, hanno detto se andiamo avanti continuiamo a fare qualcosa. Andiamo a spremere, vediamo fin dove arriva. Esatto. Com'è che dice, quando ti la tira? Esatto. Invece, se ricordo male, tu in passato hai gareggiato anche a Genshin portando un Pemus, sì, in cui ha dietro anche lo zaino. Sì, cioè, esatto, perché in realtà è comodo, è monospalla, a me piacciono i monospalla, quindi siamo in due. Vado abbastanza tranquillo. E ho fatto sia Infamous che Mass Effect in due giorni diversi. Inizia a far caldo, basta per un po' un attimo stop cosplay perché devo. Metti hai portato diciamo un croce in sci. Sì, esatto. Ma li metto di là perché se no mi muore il braccio sinistro perché li sono caldi. Cioè, nel giorno di modo, sicuramente non fa che hai portato più recensioni rispetto a un tempo che erano più critiche. Com'è che c'è una linea di guida? Perché semplicemente sto lavorando e quindi non ho tempo per fare altri generi di video, quindi faccio molto più trailer action, recensioni, tutta roba che ci metto meno a girare, meno a montare e faccio prima a caricarlo su. Qual è stato l'ultimo one reaction che hai visto? Oddio. Di trailer. Trailer che ho visto quello di Spider-Man, di Game of Thrones, quando ho fatto reaction. L'ultimo reaction dovrebbe essere stato Blade Runner, in sequel. Spider-Man invece che ne pensi di nuovo Spider-Man? Non lo so, Spider-Man non ne ho assolutamente idea perché il progetto è figo, vedere Spider-Man finalmente del Marvel Cinematic Universe è interessante, però il film a me preoccupa, non lo so, c'è questo sentore dietro che potrebbe essere... Non è da buttare, non è del tipo non vedere a ascoltare, dare un'occhiata, una possibilità esatto, da dare. Esatto. Anche perché Spider-Man. Esatto. Ma ricordiamo che Tony Stark gli dà l'arma. Esatto. Se non termine in Civil War. Sì, mi dà. Il nuovo Spider-Man è inventato prima del Civil War. No, è inventato a metà, praticamente. Penso che lo faranno ambientare quando lui gli dà il costume che va poi a combattere in Civil War e poi dopo con il costume figo con l'uomo. Esatto. E invece l'ultima cosa, ho visto in unboxing, hai fatto anche uno dei pack giganti di Amazon. Ma Com'è che ti devi fare unboxing così fuori? No, perché la gente poi mi chiede, ma cos'hai comprato? Senti, la gente vuole farsi i cazzi degli altri, sostanzialmente. E quindi visto che io sono uno che compra una fraccata di roba, io devo lookare io ogni tanto quando c'è roba particolarmente figa la apro, la faccio vedere così sono contento e magari la gente è curiosa e si toglie il tutto. È un'ultima cosa dell'albo, giusto? Sì. Non ti aspettavo da quanto ho capito che difficile. Sì, no, è arrivato un pacco d'asbo, ho trovato tutta questa roba figa. C'era l'elmo di Optimus Prime, Baby Groot imbalzante, Pantera Nera e poi l'Iron Man Prime Edition. Esatto, come ma l'elmo
è plasticoso, però è sì, è molto giocattoloso. Preferisco allo stesso prezzo, personalmente preferisco quello da Super Trooper, sempre dell'Hasbro, che è fatto un pericolo. No, almeno per ancora te al fatto non pianti. No, no, esatto. Cioè, poi, vabbè, ma quello è dell'ultimo film, sì, del prossimo film, del festival, il 20 giugno, l'ultimo dato che è anche il mio compleanno. L'ultimo cavaliere. Come lo chiedi dell'ultimo film che fanno fare? L'hai detto che è il trailer più o meno? A me Transformers piace sempre, vado lì perché vado lì mi aspetto con bottoni che si picchiano, vedono bottoni che si picchiano, quindi sono contento. Non mi aspetto di sicuro il capolavoro della vita. Però capiamo che poi un po' nemico, No, sicuramente, no, perché Transformers non sono mega esperto a livello di carico. Esatto. Diciamo che prima mio papà praticamente mi incontra Mad Megatron, che sarebbe la scienza del suo nucleo. Capiamo che ci sono dati nel precedente film che fare oggi stati di fuggitare per l'esterno del modulo. Allora lì aveva contagiato il vivo. Da lì vediamo che è il vivo o il Megatron. Boh, non lo so, sono curioso, sì, anche perché sono i dinosauri, no, i Dinobots che... Su quello non si può dire niente, dinosauri che i robot vengono cavalcati, sputano fuoco. Che fai, Dino? Che quando abbiamo visto noi con i rombi di tuono e cieli di fuoco. Che resti anni 2000, scusate, ma... Beh, qui concludiamo, vuoi che fate l'anticipazione dei tuoi progetti con dai? Ormai sono in un periodo di pausa, quindi mi prenderò ancora un po' di tempo sabbatico e poi magari torno, perché volevo fare il cosplay del punitore che ho preso quello da Netflix, quello di Netflix, e solo che devo avere ciao Anna, eccetera eccetera. Saluto a tutti, ricordiamo che si chiama Wally Fab e ciao a tutti, ciao. E metterò sotto il link ovviamente del tuo canale e nel link di cui dicevo prima della bocca. Ciao poveri!